Buongiorno, lei è signor? Signor Colautti Luigi di Palmanova, nato il 19 settembre del 1940. Bene. A 15 anni ho cominciato a lavorare in un negozio di cristalleria e porcellane della ditta Scatolini e dal 1955 ho cominciato a vendere le famose caffettiere Bialetti, ideate dal signor Bialetti in prigionia, con due barattoli di latta. Ha pensato che facendo bollire l'acqua sotto e mettendo il caffè sopra usciva il caffè espresso, diciamo, ecco. Ma questa storia gliel'ha raccontata direttamente Direttamente il Renato? signor Bialetti, Alfonso Bialetti, Ah, addirittura. il Ah. vecchio Alfonso Bialetti, sì, Ah. che io ho avuto il piacere di conoscere tramite i fratelli Zanussi a Pordenone, che erano in contatto, e una sera siamo andati a cena e ho conosciuto. Lui ha raccontato la sua storia. Prigioniero Quindi era prigioniero politico? politico, non so se era politico, ma penso di sì, perché in tempo di guerra, insomma. E io ho cominciato, appunto, come dicevo, nel 55 a vendere le caffettiere Bialetti, che erano appena uscite col famoso omino, che per Carosello cominciavano appena appena a E quante pubblicizzarlo. ne vendeva? E difficilmente le vendevo perché volevano ancora le napoletane. Ma dai, a Sì, cercavano le napoletane Palmanova. a Palmanova, sì. Ma perché E c'erano tanti soldati, Palmanova è forse? sempre stata una città militare, a 6 caserme erano tutti quasi napoletani E o vogliono la cercavano napoletana. la napoletana, ma poi si è diffusa la moca Sì. immediatamente. Dopo ho cominciato a far Carosello, l'omino dei baffi, l'altro. Poi dopo ho venduto altre Altre tante marche, marche, la Stella. la Vesuviana, Sì. che era nel periodo della moka, aveva lo stesso sistema però fatta in un'altra maniera, perché la moka era verticale, così la Vesuviana era fatta un po' a L, Sì. Come perché si metteva il caffè come nel bar. nel bar. Poi sono uscite le Stella, che erano in acciaio inossidabile, era già una caffettiera di lusso quella. Poi le Alessi, altra caffettiera importante, insomma, che veniva sempre messa nelle liste di nozze, l'Alessi o la Sì. Stella. Però poi la Bialetti ha cominciato, perché non tutti i negozianti, avevamo la rappresentanza a Palmanova, solo il nostro negozio, ma a Ah. Palmanova c'erano tre negozi di casalinghi che vendevano. Allora, per dare la stessa qualità, lo stesso oggetto a tutti e tre i negozi, la Bialetti ha pensato bene di fare delle caffettiere uguali, identiche alla moka, però con un altro nome. Le Jolly, mi ricordo il Sì. nome, e un altro nome che avevano. Così le davano a tutti e tre i negozi, però la caffettiera era la Ma stessa, costavano un po' di meno. solo che la Bialetti originale, diciamo, con l'omino, l'originalità Sì. era dell'omino che aveva Il dipinto marchio. sulla caffettiera. Costavano per esempio 10.000 lire, le Jolly e le altre costavano 6, 7, Ah, 5, insomma, costavano ok. molto di meno. E la gente. Però già la gente stentava a prendere quelle delle sottomarche, perché Dai. Eh voleva sempre la Bialetti. sì, la pubblicità. Io le ho vendute queste caffettiere fino agli anni 90, quando sono andato in Ah, pensione, dopo bene. 38 anni di commesso, che avevo fatto direttore di negozio, insomma, Sì, ecco, sì. dopo. Però le caffettiere e la storia del signor Bialetti mi è rimasta sempre impressa, Questa qui perché del della barattolo. sì, lui l'ha fatto con due barattoli di conserva. Ho messo uno strato, mi diceva, di metallo, sotto ha messo l'acqua, poi ha tagliato il metallo, il barattolo, ha messo sopra un barattolo intero. Nel barattolo intero ha fatto un filtro con un chiodo, aveva fatto come un filtro, e sotto aveva messo il caffè, ha messo su una candela, non so cosa aveva lì, e si è fatto il caffè espresso. Poi quando è uscito ha fatto la famosa caffettiera. Così
questa è una storia vera, vi posso garantire. No, che no, no, vera, grazie. Perché io l'ho sentita raccontare durante una cena con i fratelli Zanussi a Pordenone. Sarà stato c'era presente anche il signor Pialetti. Più o meno l'anno 60. L'anno era il 59. Ah, 59, sì. Ok. 59. Ok. Va bene, grazie mille. Niente, se avete bisogno di qualche altra informazione nel reparto casalinghi sono all'altezza di darvi le porcellane e i cristalli. Grazie.